L'ospedale Moscati è una struttura oncologica solo nel nome che si è voluto attribuire adesso. Nei fatti siamo ben lontani dagli standard che dovrebbero essere garantiti da un centro con tali specificità. Il fallimento del governatore Emiliano sui temi sanitari, ma non solo, è palmare. È evidente al di là di qualsiasi strumentalizzazione politica. Aver dato buca all'incontro previsto lunedì scorso con i sindacati per l'inaugurazione del reparto di pneumologia, proprio al Moscati, è l'ennesimo atto incomprensibile di un presidente bravo nell'arte dei proclami e assolutamente deludente per ciò che concerne il conseguimento di risultati certi. Un ospedale oncologico, per essere realmente tale, deve poter contare su un numero appropriato di personale sanitario. Al Moscati invece, a fronte di una media di 130 pazienti giornalieri che si sottopongono ai protocolli chemioterapici, ci sono soltanto due medici. Si convocano i malati per le 8:30 del mattino e se tutto va bene si avviano i cicli terapici non prima delle 12. La diagnostica procede a rilento perché non ci sono i macchinari per poter effettuare le TAC e le risonanze magnetiche. Le liste d'attesa sono lunghissime e indecenti. La radioterapia utilizza due acceleratori lineari obsoleti e attende invano che da anni si acquisti un'apparecchiatura moderna e di nuova generazione. Con questi chiari di luna, cosa doveva venire a fare Emiliano al Moscati? Ha pensato bene di fermarsi in provincia, tenendosi lontano dal capoluogo ionico e dalle critiche che lo attendevano. Il direttore generale Rossi chiaramente tace. In tutta questa brutta storia allunga la propria sinistra ombra un convitato di pietra, quello di svendere la sanità pubblica a favore dei privati e dei loro famelici interessi. In fondo, a leggerlo bene, il nuovo piano di riordino ospedaliero è questa la logica che persegue.